questo. Gli aretini, ancora una volta, hanno dimostrato con i fatti che quando sono chiamati dal calcite e dalla buona musica rispondono in massa. Oltre 1000 coloro che hanno assistito alla prima edizione della kermesse musicale anni 60 e 70 in favore del calcite, ospitata grazie al Comune di Arezzo dal Teatro Tenda. Per amore della musica e della solidarietà è stato un successo oltre ogni aspettativa, con il pubblico che ha partecipato cantando e incitando i musicisti sul palco. In tutto 14 le band che si sono esibite, alcune riunite per l'occasione dopo quasi 50 anni, come i Preistorici, che avevano come cantante un certo Enzo Ghinazzi. Non so cosa verrà fuori, perché abbiamo un batterista sordo, quindi... sempre che invecchiando, capito? Però bello. Siamo felici che Arezzo ha risposto bene a questa, con questo pienone, a questa iniziativa di revival, che poi non è più neanche un revival, è un incontro, perché c'è il sapore del revival, ma del revival quello che guarda avanti, no? Non della nostalgia. La nostra città ha dimostrato di stare accanto al calcite, perché questa associazione ormai è diventata una parte fondamentale proprio della realtà aretina. Va bene, ti ringraziamo davvero di questa tua partecipazione, sappiamo che ti abbiamo strappato anche a qualche impegno di registrazione. Tutto a posto, sono contento e adesso sto per salire sul palco, quindi sono anche un po' emozionato.